Federica, e io volevo ringraziare voi di avermi invitato. Dottor Santelli, MMG dell'ASP di Cosenza. Dell'ASP di Cosenza. Medico generale, ASP di Cosenza. Allora, da quello che ho sentito oggi, volevo fare una piccolissima premessa e anche una piccola riflessione. Credo che un pochino gli scopi di tutte queste iniziative sono quelli di rivedere la figura del medico di famiglia. Ma di rivederla come? Io sto facendo un pensiero. Probabilmente rivederlo un pochino, sia andare avanti ma per ritornare indietro. Noi per molti anni praticamente, una volta il medico di famiglia era il medico della medicina di iniziativa, il medico condotto, il medico conosceva i pazienti, deve andare a fare questo, andare a fare quello, poi a poco è sparito. Siamo diventati un po' più tecnologici, ma soprattutto siamo diventati un po' più abuici in medici di famiglia. Perché in una visione ospedalocentrica della sanità, quindi con una spinta a creare tantissimi ospedali, tantissimi centri, a un certo punto questi ospedali erano così ipertrofici che dovevano trovare spazio per lavorare. Quindi nascono i centri per i diabeti, centri per l'ipertensione, centri per l'Alzheimer, centro per questo, centro per quello, centro per questo. Tutti questi facendo un'operazione sul territorio attiravano a loro i pazienti per fare quel gestione. Noi invece famiglie ci siamo seduti, avevamo stipendi, avevamo le scelte, va benissimo, non abbiamo lasciato fare, ci siamo lasciati andare, forse indimoriti dal fatto che l'ospedale chiamasse il pretesto, ci trovavamo di fronte a un rapporto con uno specialista dell'ospedale, con primario che gestiva, pensavamo che lo gestisse meglio di noi. Ma poco a poco ci siamo accorti che non era così. Io qualche anno fa facevamo un'esperienza con la Regione Calabria su una rete di medici, tiriamo fuori da un numero di 200 medici, quasi tutti massimalisti, tantissime persone, tiriamo fuori un po' tutte le diagnosi di ipertensione e a distanza di un anno andavamo a vedere se le terapie in cui dei pazienti dimessi all'ospedale con diagnosi di ipertensione, se le terapie restavano le stesse o lo stato modificato. L'80% del trattamento terapeutico iniziato all'ospedale veniva modificato sul territorio. Perché? Punto interrogativo. Forse perché una cosa è avere il malato nel letto, una cosa è avere il malato in piedi con la sciarpa vestito che viene trasportato, quindi il malato che vive una vita normale, quindi ci sono delle differenze notevoli. Andiamo a ripigliarci, cos'è che ci mancava? Ci mancava quindi il discorso, ci manca il discorso di ricominciare a riconsiderare il paziente come un tutt'uno e di cominciare a considerare quel paziente come una persona che ha bisogno di essere seguita e di essere quindi invitato a fare dei controlli. Anziani, patologie croniche sempre più importanti. Allora noi invece dobbiamo recuperare questo spazio. Da questo nasce un pochino il progetto Cosenza, il progetto del governo primario. Abbiamo chiamato il progetto Cosenza perché è nato in casa Vimici a Cosenza, scusate se lo dico, me ne rivendico fortemente la nostra paternità, è nato da questo gruppo di medici che ho diretto, che abbiamo presentato questo progetto che l'abbiamo presentato in regione, l'abbiamo presentato in direzione sanitaria, abbiamo dovuto far capire cos'era, ma quindi non è stato difficile far capire cosa volevamo fare. Ci siamo trovati in una combinazione. Io questo progetto erano 4 anni che lo presentavo in diversi direttori generali e a diversi assessori. E quindi non è un problema che ci interessa. A un certo punto abbiamo trovato le condizioni necessarie, il piano di rientro, quindi la necessità di cambiare il sistema, la necessità di rivederci. Abbiamo trovato delle persone che finalmente sapevano sentire, sapevano ascoltare. Lo presentiamo e lo vede dall'azienda di Cosenza, il direttore generale dell'azienda di Cosenza lo accetta, lo fa proprio e lo porta. L'azienda di Cosenza è un'azienda di 720.000 abitanti, è una regione praticamente, e si estende, va dal Pollino fino alla fine di Catanzaro, ha due mari, due grandi montagne, le zone montagnose del Pollino, le zone della Sila. La maggior parte dei paesi sono comuni di 1200-1300 abitanti, quindi ci sono 2-3 grandi centri urbani, Cosenza, Rossano, Conigliano, Castrovilla e Paolo, poi sono tutti piccolissimi comuni, sparsi tra i monti della Sila. Spesse volte si guardano di fronte, ma per arrivare da uno all'altro ci vogliono 20 minuti, un'ora quasi. Queste porta poi le difficoltà, e parlava, vorrei aggiungere, scusate, ai colleghi della Toscana. Fare la guardia medica dalle 8 di mattina a mezzanotte vuol dire che dalle 12 alle 8 della mattina dopo, se c'è un malore in una casa, o si chiama il 118 per un problema non necessario, si sposta un'ambulanza, quindi con i costi che ci sono, o si chiama il medico vicino, il medico del paese. Quindi io che ho cominciato, purtroppo ho tanti anni, ho cominciato quando ancora non c'era il sanitario ed avevo le chiamate notturne dei pazienti,
ricomincerò dall'anno prossimo se dovesse succedere questo, dalle mezzanotte in poi ad essere chiamato perché il bambino c'è una febbre, perché il papà ha vomitato tutta la notte, eccetera. Con un cambiamento di vita completamente. Quindi andiamoci piano su queste cose, l'ho detto anche a Giacomini, andiamo piano su queste cose, non cambiamo certe strutture già strutturate, certe risposte che la gente ormai è abituata ad avere. Comunque, andiamo avanti sul progetto. Scusatemi, sono state tante cose e la mia anima sindacale poi mi porta a dire delle altre, ma fare delle puntualizzazioni. Questa azienda sanitaria di Cosenza aveva tanti distretti, vengono accorpati e diventeranno 6 distretti. Ogni distretto ha circa una popolazione di 120.000 abitanti. Il progetto di Cosenza, questo progetto prevede l'associazione complessa di medici distribuiti su tutto, tutti gli ambiti, almeno uno per distretto su tutto l'ambito territoriale della provincia. Ci sono da una parte all'altra della provincia, sono circa 300 km qualche volta, quindi è molto vasto. E quindi lo scopo è quello di creare una rete di ambulatori di medicina generale distribuiti su tutto il territorio in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini sia nella fase di risposta agli acuti sia nella fase, ma soprattutto io questo sotterrei, nella fase di gestione e controllo delle patologie croniche. Saranno formate da un numero di medici da almeno 10 fino a un massimo di 30.000 assistiti, quindi non so se sarà anche 20, 25, forse 30 no, perché sarebbero troppo grossi. Se fossero 30 massimalisti arriveremmo a 45-50.000 assistiti, sarebbero troppo grossi. Quindi abbiamo messo un limite a 30.000 assistiti. Sono aggiuntive alle forme associative attualmente presenti, cioè non spariscono, essendo se prevede non spariscono i medici di gruppo, i medici di associazione, i medici di rete, perché sono già delle strutture che esistono e che danno delle risposte, non li facciamo sparire, ma si possono mettere insieme queste medicine che non possono essere trasformarsi in due cure primarie, perché abbiamo messo un limite che è superiore al loro limite massimo, per cui comunque devono accorparsi con qualcun altro. Il compito quindi di questi medici creeranno un ambulatorio di riferimento. La cosa importante qual è? Ognuno di loro continuerà a lavorare nel loro ambulatorio, proprio per la questione che ho detto prima, perché noi siamo tanti comuni distanti fra di loro, per cui è importante che il medico resti nel suo territorio, che il cittadino abbia il suo medico da vicino. Non ha senso spostare il collega, l'ho chiesto poco fa, lui ha detto 10 pazienti anziani l'hanno lasciato. Dico, non va niente per lui. Ma per i 10 pazienti anziani ci poniamo il problema, questi 10 pazienti anziani dove sono andati? Hanno dovuto cercarsi un altro medico vicino, quindi cambiare il proprio medico perché non avevano la possibilità di andare in quello studio. Dice, ma rafforziamo la medicina di assistenza domiciliare. No, no. Cittadino anziano, non perché è anziano o perché abbiamo troppo lontano lo studio centrale, deve rinunciare al proprio medico, deve averlo vicino a casa, come era prima. E quindi il collega avrà guadagnato altri 120 assistiti, ma io penso a quei 10 pazienti che dopo 20 anni hanno dovuto lasciare il medico perché era troppo lontano. Me lo pongo questo interrogativo, collega, scusa, sono uno dei dubbi che ho su queste grandi aggregazioni, queste aggregazioni così strutturali che creano l'ospedale del medico di famiglia, ma non creano il medico di famiglia territoriale. Sono d'accordo di meno con Giacomo su alcune cose. La FIMG non è un monolite. Questo ambulatorio di riferimento che noi andiamo a creare sarà aperto 12 ore al giorno per dare risposte adeguate ai codici bianchi, alle urgenze. Al momento ci fermiamo ai codici bianchi perché andare oltre vuol dire avere attrezzature e strutture. Cominciamo con le cose, con quello che normalmente un medico generale fa, ci risponde ai codici bianchi. L'ambulatorio di riferimento è collegato in rete con tutti gli altri studi dei medici, per cui ogni medico si trova in quell'ambulatorio di riferimento ha i dati dei pazienti di tutti i 30.000, 20.000, 30.000 pazienti che lavorano su quello studio. I medici sono collegati a tutta la rete, quindi c'è una rete comune fra medici e c'è un ambulatorio collegato. Questo ambulatorio sarà quindi lo strumento per gestire i pazienti cronici, oltre alle acuzie, oltre ai codici bianchi, sarà lo strumento che servirà a gestire le patologie croniche, quindi sarà attrezzato con tutta la strumentazione necessaria a gestire le patologie, sarà presente personale segreteria infermieristico, saranno presenti anche specialisti di branca per la gestione. Le quattro patologie, l'ha anticipato il dottore Curia, sono l'ipertensione arteriosa, il diabete, il dolore polmonare e la broncopatia cronico-ostruttiva. Sono quelle le cronicità più comuni, più frequenti e di maggiore interesse sociale. Ogni medico che percorso sarà, ogni medico insieme al personale amministrativo selezionerà dai propri archivi i pazienti con queste patologie, ne farà, li metterà in un database apposito e li chiamerà, li inviterà a presentarsi presso lo studio per fare il percorso diagnostico e per prevenire l'eventuale complicanza delle patologie. Ognuna delle patologie è stato fissato un pannello di prestazioni ed esami secondo le linee guida di tutte le internazionali di queste patologie.
saranno effettuate le indagini presso lo studio di riferimento con l'esclusione delle indagini di laboratorio, perché al momento non si può creare un laboratorio di analisi, è molto complesso, che saranno però richieste e registrate. Quindi sarà l'obbligo per questi mesi di richiedere un certo pannello di esami regolarmente per ogni patologia. Un esempio, il laboratorio di ipertensione prevede un elettrocardiogramma una volta all'anno, un ecocardiogramma una volta ogni 2 anni, se il patologico viene ripetuto ogni anno, un ecocardiogramma dei tronchi sovraortici ogni 2 anni, un fondo oculare una volta all'anno. Prevede almeno una volta all'anno la rivalutazione delle creatinine, delle cioliti, degli esami ematochimici evolutivi. Prevede la registrazione dell'indice di massa corporea almeno una volta all'anno. Prevede l'esecuzione del controllo della pressione arteriosa, inoltre il fenostatismo 4 volte all'anno per contrarre la diabete. Il diabete invece andremo a richiedere tutta una serie di analisi, almeno l'emoglobina glicata 3 volte all'anno. Le altre indagini una volta all'anno, l'ecocardiogramma sarà effettuato una volta all'anno, l'ecocardiogramma del tronco sovraortico degli altri periodi ogni 2 anni, se il patologico sarà ripetuto ogni anno per il controllo, i tronchi sovraorti saranno studiati almeno una volta all'anno, il fondo oculare una volta all'anno, così come il fondo oculare degli ipertesi. L'indice di massa corporea sarà rilevato una volta all'anno. Nella BPCO sarà fatto una spirometria una volta all'anno, se il patologico con complicazioni sarà fatto ripetuto ogni 6 mesi quando le venire. Sarà fatta una spirometria ogni 3 mesi, saranno richieste dopo la stanza almeno una volta all'anno per effettuare ogni 3 anni. La sindrome metabolica si andranno a valutare tutti gli indici della sindrome metabolica necessari a individuare e scoprire l'eventuale complicazione o aggravamento. L'obiettivo di questi nuclei è quello di recuperare la gestione della medicina generale, come ho detto prima, quelle patologie che sono di pertinenza del medico di famiglia, gestire quindi direttamente in collaborazione con le figure specialistiche, con gli infermieri, l'andamento di queste patologie croniche e prevenire queste complicazioni. Obiettivo quindi di dividere gli accessi ai poliambulatori specialisti, di diminuire le liste di attese per la specialistica per i controlli e diminuire i ricoveri per le complicazioni. Il coordinatore del gruppo trimestralmente dovrà inviare, rendere conto dell'attività sia agli altri medici con riunione obbligatoria, quindi con house ogni 3 mesi, e dovrà inviare al responsabile aziendale i dati, i risultati che si hanno e quello che è stato fatto. Il finanziamento, noi ci siamo finanziati con i fondi di obiettivi di piano. La Calabria aveva una situazione particolare, lo sapete tutti, per molti anni quei fondi erano stati utilizzati per, giustamente come diceva il dottore Curia, per altre cose. Negli ultimi anni si stanno cominciando a utilizzare i fondi di obiettivi di piano per quello che ne era necessario, per fare queste sperimentazioni, per valutare se ci sono delle linee, dei percorsi nuovi per poter valutarle e quindi poi mettere la situazione. E il progetto ha una durata di 3 anni, se saranno raggiunti gli obiettivi si potrebbe pensare di farle diventare strutturale, considerando anche le risorse che si potrebbero liberare. Io credo che non è un miraggio questo, perché proprio perché siamo in piano di rientro, come avete visto c'è un rientro importante del deficit che aveva la regione dei debiti. Nel momento in cui la regione in questi anni sta avendo dei fondi e riesce corrispondendo dei risparmi a pagare i debiti pregressi, è probabile che fra 3-4 anni questi fondi che la regione adesso gli sta utilizzando per pagare i debiti 5 anni fa, 10 anni fa, avrà dei fondi che dovrà utilizzare sul territorio. Quindi sono fondi che automaticamente si liberano e altri fondi che si libereranno dalla gestione appropriata di questi piani. Quindi io sono molto fiducioso che queste esperimenti, queste esperienze possono diventare strutturali per tutta la regione, per dare quelle. Noi utilizziamo degli specialisti, perché abbiamo voluto anche differenziare questo. È vero, io posso fare come famiglia un angiogramma, posso fare con cuore, posso fare con radiogramma, posso fare i doppi, però dove essere necessaria un'integrazione con la specialistica dell'azienda, con la specialistica ambulatoriale, un'integrazione stretta, così da poter parlare insieme. Io non volevo chiudere il lavoro da voi e fare tutte le indagini io, no, io ho voluto, abbiamo voluto che una parte di questo finanziamento andasse a finanziare la specialistica ambulatoriale, che con questi fondi vengono a lavorare presso questi ambulatori a fare queste prestazioni per dare i risultati. I risultati attesi sono certamente una gestione ottimale secondo le linee guida di questi pazienti cronici, l'80% dei pazienti spinati con diagnosi strumentale del laboratorio per la gestione delle patologie croniche individuate. Cioè, noi, lo scopo è questo, arrivare, chiamandoli direttamente, arrivare all'80% degli ipertesi spinati nell'anno con quelle indagini.
ridurre quindi le complicazioni, ridurre l'accesso dei codici bianchi in ospedale con l'apertura a biologico per cioè queste patologie, riduzione delle liste di attesa per le indagini specialiste. Oggi abbiamo liste di attesa per alcune indagini che superano i 120 giorni, anche se dovrebbe essere legale, abbiamo 60, 90, 120 giorni per alcuni esami. Noi riusciamo a dare a queste persone dei risultati dei 20, 30 giorni, anche 23 giorni. Gli incentivi, siamo riusciti a strutturare questo modo veloce, sono, abbiamo diviso, questo è importante, un compenso di processo e un compenso di strutture, cioè c'è una parte di questo incentivo va al medico per l'attività che svolge. Io non sono molto d'accordo con l'istituto se deve fare qualche cosa a costo zero. Il lavoro è un qualcosa di, secondo me, di sacro, il lavoro deve essere comunque retribuito, qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi impegno che si fa deve essere retribuito. Per cui è giusto che il lavoro che il medico fa per stare a tenere aperto anche ad oggi, per poter selezionare i pazienti, per valutare quello che esce fuori, eccetera, poter raggiungere i risultati, deve essere e un compenso di processo, il compenso poi il compenso di struttura è il rimborso per le spese di attrezzatura che si fa. Vado avanti su questo compenso, come dice, gli specialisti hanno una quota di quei fondi che viene ridistribuita secondo i loro contratti. E come saranno questi numeri primari? Il 50% saranno allocati presso strutture dell'ASP, probabilmente presso quegli ospedali in ristrutturazione, per cui non perderanno la loro funzione, la loro funzione di quel piccolo paese che avevano il suo ospedale. L'ospedale resterà aperto, non più con un grande numero di ricovero, ma resterà aperto con i medici di famiglia che gestiranno le cronicità. L'altro 50% saranno invece tutto l'altro direttamente dai medici. I medici, questi io faccio parte di quello di questo, investiranno su questo studio, avranno a loro carico le spese di gestione, segreteria, attrezzature, eccetera, e saranno rimborsati dall'ASL con l'incentivo di studio. I controlli sono importanti, sono fatti tutti gli indicatori che saranno controllati da una vostra commissione formata in ASL. A commissione dove ci saranno dei medici di famiglia, ci saranno dei medici di cioè dell'ASL, ci sarà un rappresentante dell'ordine per valutare che tutto vada secondo i criteri di deontologia, un rappresentante della regione che valuterà da super partes i risultati quasi tutti. E i nuclei attivi che sono formati adesso sono quattro gli studi, sono in Cosenza 1, Cosenza 2, Rete Salute, Montalto, la Medeva Legrate, Paolo e Corigliano. Il nucleo di Cosenza 1 ha cominciato, vi do qualche numero, ha cominciato nel mese di dicembre, ma gli specialisti si sono stati assegnati nel mese di gennaio, costituito dal 21 mese di generale a 28.000 assistiti. Questa è l'azienda provinciale di Cosenza, il nucleo di cure primarie, è la sede, queste sono qualche stanza, l'accettazione di qualche medico del nucleo di cure primarie. E il nucleo di cure primarie di Cosenza 1 ha fatto al 15 febbraio, considerato che è partito il 15 dicembre, 489 codici bianchi, ha svolto 190 elettrocardiografi, ha fatto 109 ecocardiografi, ha fatto 131 spirometrie, ha fatto 60 foto dell'occhio, ha fatto 357 prototipi dei ecocolotopi. Da notare che su questi 357 sono stati individuati 200 ecocolotopi patologici e 85 di questi pazienti non sapevano di avere un disturbo di base dei. Il numero di Rete Salute è quello che io mi onoro di dirigere, ha iniziato l'attività il 10 dicembre, fatto da 20 medici di medicina generale e 22.500 assistiti. Queste sono qualche foto di questo studio, abbiamo cercato di fare certe maniere. Ecco, in questo ambulatorio abbiamo fatto il calcolo che abbiamo pazienti con ipertensione arteriosa, circa 3.500, circa 1.200 pazienti diabetici, circa 1.000 pazienti con BPCO e almeno 1.000 pazienti con sindrome metabolica. Almeno perché la sindrome metabolica deve essere sottovalutata, per cui non si pensava di diagnosticarla. Oggi abbiamo lo stimolo a diagnosticarla, per cui probabilmente saranno molti di più. E attualmente, avendo cominciato il 10 dicembre, questi sono i numeri, i primi numeri, certo non sono enormi perché ancora la gente non è, però sono già comunque ad essere numeri. Sono 503 codici bianchi. Ha fatto 149 elettrocardiogrammi, ha fatto 161 ecocolonotopi, ha fatto 60 ecocolonotopi degli arti inferiori, ha fatto 65 fotocurati. Lo spiro e la spirometria, l'ultimo uomo cominciava da oggi a lavorare presso questa ambulatoria, perché ha dovuto aspettare i tempi della graduatoria della specialistica. Il numero di ospedale di Corigliano sono 20 medici, 26.000 assistiti, ha cominciato più tardi comunque, ha fatto 210 codici bianchi, ha sviluppato, questi sono i numeri che è riuscito a fare, come vedete sono numeri che cominciano a crescere in maniera importante,
Poi c'è il gruppo di Modalto Fu, che è l'ultimo nato, è nato il 1 febbraio, lo spirito del centro di Caccia, ha già svolto 67 codici bianchi, 75 d'Opres e 40 d'Opres trasformati. Cioè, quindi la ragione è che c'è un piano di rientro, non è stato facile, la cosa importante è che la cosa di essere è recuperare fondi. Però proprio perché il piano di rientro io credo che è lo stimolo a creare delle cose innovative, stiamo cercando di creare qualcosa di innovativo e abbiamo ottenuto. Il progetto è nato dalla Fisici di Cosenza, questo lo ribadisco, è stato accolto con piacere dal direttore generale dottore Scarpelli, che ringrazio, e dei suoi collaboratori, dottore Pelli soprattutto, che ha fatto un lavoro enorme sulla valutazione dei tempi, eccetera. Però un ringraziamento va anche al Dipartimento della Sanità, al dottore Curia, al dottore Orlando, che ci hanno creduto e ci hanno supportato, stimolandoci molto. Io mi auguro di non deludere, speriamo che non deludere. Grazie. Grazie dottor Santelli e grazie di come è stato esposto, perché già stiamo entrando nel vivo delle analogie, differenze e problemi, e quindi è molto stimolante, perché tra l'altro c'è appunto uno sforzo già di dare dei risultati, anche se correndo, che in un tempo così breve, perché sappiamo che negli studi, anche nei ritorni epidemiologici, cioè pochi mesi e niente, invece già è un risultato. Loro hanno fatto un bando per i medici di medicina generale, cioè non è che hanno detto scegliamo, hanno fatto un bando in azienda sanitaria, cioè ci sono quelli che hanno aderito praticamente, e questo ha avuto anche dei tempi per il bando. Scusi, se no, no, fatto bene, infatti io già le ho chiesto prima come si inserisce questo nel disegno Casa della Salute, come funziona, e lei mi ha già risposto. Adesso credo che sia importante fare delle domande al dottor Santelli. Una, di altro, due, tre per ora. Allora prego, la dottoressa Cinzia Ruggia, che è la responsabile della Calabria per il po' a tempo di Casa della Salute. Buonasera a tutti, mi scuso in anticipo perché prenderò 5 minuti perché mi sembra che sia arrivato il momento anche di parlare delle case della salute in Calabria, perché la regione Calabria su questo sta facendo uno sforzo enorme. E sta cercando di costruire un modello relato, sì, sì, no, e sta cercando di costruire un modello relato sulla sua realtà, e con attraverso il POAT ci stiamo provando con un grosso sforzo nostro e delle persone che noi stiamo affiancando. E da questo punto di vista non so più a dire, il lavoro che abbiamo fatto finora che è stato lungo, abbiamo preso delle decisioni anche in relazione alla specificità di questo territorio, con la regione che come dire, ogni volta ha validato dei passi importanti, concordemente anche con le ASPA. Voi sapete tutti quali sono i siti della regione Calabria su cui dovranno nascere le case della salute, ma su tre siti in particolare, diversi per territorio, popolazione di riferimento, eccetera, noi stiamo facendo una sperimentazione che sta costruendo un modello organizzativo, sta cercando di costruire un modello organizzativo. Siamo alla fase del attualmente abbiamo definito il bacino d'utenza delle case della salute. Non è stata una cosa semplice, perché vista il territorio impervio della Calabria, il bacino d'utenza di un ospedale come quello di, scusate, nella casa della salute come quella di San Marco Argentano è un bacino d'utenza che anche se una persona abita a solo 7 km di distanza ci mette 25 minuti per arrivarci, che non è poca roba, insomma. Sì. Quindi adesso siamo nella fase in cui abbiamo censito, e per censire significa andare a vedere quali sono i costi cessanti di tutte le strutture territoriali che sono all'interno dei bacini di utenza di quelle case della salute, i costi di gestione, vedere qual è il personale che sono nelle strutture che si dovranno trasferire all'interno delle case della salute. Quindi questo è un risultato che abbiamo già, e stiamo lavorando, abbiamo attivato due tavoli di lavoro, uno per ogni ASPO, perché riteniamo che, vi assicuro che è molto faticoso, perché come si dice a costo zero, perché fare un solo tavolo di lavoro a livello regionale con tutti con i responsabili, i referenti operativi delle ASPO sarebbe stato per noi molto più semplice. Invece lavoriamo separatamente,
vi dico i siti, uno è a Siderno che è a Reggio Calabria, l'altro è a San Marco Argentano che è a Cosenza e l'altro è a Chiaravalle che invece è qui a Catanzaro. Quindi i siti sono molto distanti tra loro, le ASP sono diverse, ma proprio veramente diverse non solo per orografia ma anche per cultura. E quindi abbiamo deciso che siccome i temi che trattiamo, in particolar modo il tema del dimensionamento delle case della salute, che non è cosa semplice, devono essere trattati separatamente nelle tre ASP, perché si tratta di capire chi e dove voglio mandare dove, quali sono le strutture che dovranno rientrare all'interno delle case della salute e così via. Colgo l'occasione per ringraziare i presenti delle tre ASP che ci stanno di San Marco Argentano, di Caravaggio e di Siderno che ci stanno aiutando in questo. Allora, a questo proposito, proprio perché si sta parlando di medici di medicina generale e proprio perché si sta parlando di olografia della Calabria, il principio in base al quale all'interno delle case della salute ci dovranno essere i medici di medicina generale è importante. Mi chiedo questo progetto come si coordina con ciò, ma noi stiamo ragionando anche, e anche su questo vorrei capire un po' meglio come questo viene fatto, se è il caso o no, in base anche ai trasporti che ci sono a livello territoriale, perché all'interno per esempio di San Marco Argentano mi dicono tu mi farai stare aperto, e questa era la domanda che volevo poi fare a Salvatore, 24 ore, ma qua i trasporti per la gente che deve venire partono tutte la mattina alle 7, ritornano tutte la mattina alle 9, quindi che tu le analisi me le fai fare la mattina, me le tieni aperti tutto il giorno, non serve a nulla, quindi... Però probabilmente noi manterremo alcune postazioni di medici, come dire, sul territorio, ma saranno coordinate dalle case della salute. Cioè, voglio dire, il fatto che i medici siano all'interno delle case della salute organizzativamente è chiaro che è una cosa molto importante, ma laddove non è possibile, comunque il coordinamento sarà forte, più difficoltoso ma sarà forte. Quindi mi chiedevo come era possibile come il tutto viene aggregato. Perché mi stimola le case della salute. Guarda, la casa della salute a San Marco, in un comune di 6.000-7.000 abitanti, con un interland di 20.000 abitanti, comune, come ha detto lei, che a distanza di pochi chilometri ci vuole mezz'ora per raggiungere. Allora io non vedo i medici, io non voglio vedere i medici di medicina generale disertare, prendere un deserto intorno per rendere ricca la casa della salute. Il medico di medicina generale che ha il comune di Altomonte o altro resta al comune di Altomonte, non può fare il proprio ambulatorio al comune di fare il proprio ambulatorio nella casa della salute di San Marco, a meno che non faccia un doppio lavoro, va benissimo. Può fare dei turni, ma qual è lo scopo? Di tenere aperto per che cosa? Perché il paziente di 30 km si piglia la macchina e va lì a farsi fare la vista quando il medico ce l'ha vicino? Cioè, io questo non lo capisco. Cioè, se ha una funzione, così come abbiamo creato quelle strutture in cui io invio il paziente a farsi questi accertamenti invece di andare a fare un ambulatorio, mi sta bene pure. Che nella casa della salute ci sia un numero di cure primarie con dei ruoli e dei che mira specifici obiettivi, allora mi sta bene pure, ma non può essere coordinato da altri. Il medico di medicina generale comunque resta anche nelle forme associative un medico di professionisti. Io su questo non sono d'accordo, che vado lì dentro e dovrò essere coordinato da la casa della salute, magari la coordinerà un medico di famiglia se è un sistema eccetera. Ecco, allora questo mi sta impostando anche bene, non è una questione di comando, è una questione di capire e conoscere qual è la sanità territoriale e chi è che meglio conosce la sanità territoriale se non il medico di famiglia. Io non voglio che un giorno mi si dica che io devo fare un orario e me lo definisce l'igienista di turno, scusate per l'igienista che non ha mai visto un paziente in generale. Allora, questo non mi sta bene. Io dico, la casa della salute è una struttura della medicina generale, la stessa primaria, allora non gestisce un medico di stessa primaria. Ma non possiamo far sì che le case della salute facciano diventare un deserto intorno a loro di assistenza primaria. La stessa primaria deve essere capillare, deve essere sul territorio e deve essere vicino al cittadino. Perché io non voglio che ci siano quei 10 pazienti che mi lascio perché io me ne vado lontano da lui. Io voglio avere un paziente che è stato mio per 10 anni, per 20 anni, che l'ho seguito da quando è nato, oppure da quando ha avuto i figli, da quando è nato, mi è obbligato a revocarmi
perché io mi sono spostato lontano, non è giusto e non è corretto per il cittadino. Ok, grazie. Qualche altra c'era, però io avevo già preso uno, due, poi dopo lei, certo. Faccio la lettura. Santelli, come avete costruito gli indicatori in base a quali dati? E poi una seconda domanda, volevo sapere il coinvolgimento degli infermieri nel vostro progetto. Grazie, molto sintetico. Mi sa che gli indicatori li abbiamo costruiti con grande lavoro insieme al dottore Perri. Sono chiaramente gli indicatori del processo che andiamo a fare. Noi dovremmo andare a valutare quanti di questi pazienti noi riusciamo a fare questi trattamenti, queste prestazioni. Oggi come oggi, io ho visto, abbiamo fatto l'indagine noi con pazienti iperteso, sia per forse non curanza nostra, per cattiva sanità, se vogliamo, e sia per difficoltà a svolgere le cose, fa un eco con l'ottobre, le va secondo te una volta tutti 3-4 anni. E succede perché se io chiedo un eco con l'ottobre, le va sovraordici, ho bisogno, almeno nell'ambito di Cosenza, ho bisogno di 120-180 giorni di attesa, sia ospedale che poi ambulatorio. Sono tempi enormi, assurdi, per cui il paziente lo prenota, poi si secca ad aspettare e non ce l'ha più, rimane. Per quando lo rivede si vuole la fare, scala la ricetta e devi rifarla, di nuovo rischia di farla dopo 2-3 anni. Ed è scoordinata rispetto al fondo oculare, che fa scoordinata rispetto alle cittadinanze. Quindi abbiamo detto che dobbiamo arrivare a fare almeno nei 3 anni l'80% dei pazienti affetti da ipertensione devono fare questi anni. Dobbiamo ridurre i ricoveri e gli accessi al pronto soccorso per complicazione di queste patologie di almeno il 10%. Dobbiamo ridurre la spesa farmaceutica. Ce l'hai i dati di base? Abbiamo i dati di base, certo. Il dottore Perri c'ha tutti i dati di base. Questi qua l'ha fatta l'azienda. Il rapporto con l'infermiere è il rapporto classico, guarda. Io non è che sono contro gli infermieri, anzi, di ieri c'è una nuova legge che sta nella nuova disposizione che ha fatto non so chi, dove l'infermiere quasi quasi sostituisce il medico generale, non sono d'accordo. Ho sentito prima qualcuno che ha parlato dell'infermiera visitato, no, l'infermiera va visto, è il medico che visita, questo continuiamo a fare, non per fare, per fare classismo, se no cominciamo veramente i ruoli a lasciarli andare, io faccio il medico, sono io a visitare il paziente. Chiunque visita il paziente fa una busta alla questione medica, la visita è una prerogativa del medico. Allora, l'infermiere collabora e coadiuva il medico a valutare dei parametri, ma non visita il paziente. Non facciamo queste condizioni. Il mio infermiere mi misura il paziente, fa i dati antropometrici, gli fa educazione sanitaria, perché no? Su indicazioni che gli diamo noi, fa anche qualche fatto tecnico, magari fa tecnicamente l'elettrocardiogramma davanti al cardiologo, e finisce là. Questo è il ruolo che noi abbiamo dato all'infermiere, è un nostro collaboratore, ma non ci sostituisce alla vista del medico. Perché lo mandi all'ASL o... No, l'infermiere lo pago io, cioè in questa struttura, la differenza è questo, ve lo spiegare. Queste strutture, so, l'investimento di struttura che è chiamato, vero? L'incentivo di struttura è tirato fuori. Io lì, quei 20 medici, abbiamo investito fino adesso centinaia di migliaia di euro. Aspettiamo che l'ASL ci paghi, speriamo che ci paghi. Se non siamo fatti, abbiamo comprato gli ecografi, abbiamo comprato le apparecchiature, abbiamo comprato gli spirografi, abbiamo comprato le cardiografi, abbiamo arredato lo studio, abbiamo 6 dipendenti fra amministrativi e infermieri nella nostra struttura, e così sulle altre. C'è un ruolo anche di se volete, sociale, se 10 nuclei di cure primarie sono 60 dipendenti che sono stati assunti, c'è anche questo, ma tutti hanno mezzo, tutti a carico del medico. Poi avremo un rimborso, di queste spese, fatto un rimborso, un pagamento all'incentivo a quota pro capite per queste cose.